tutti voi ancora una volta ben trovati. L'immagine satellitare di oggi, mercoledì, ci mostra un'Italia praticamente sgombra da nubi, sembra quasi riportata sulla carta stampata. Vedete anche la cumulogenesi pomeridiana a ridosso dei nostri rilievi, si è rivelata alquanto modesta. Si nota invece un gran secco su gran parte della nostra penisola dovuta alla mancanza di piogge, che, come abbiamo scritto in diverse occasioni, è il vero problema dell'estate 2017. Responsabile di questa situazione naturalmente è alta pressione dovuta anche allo sprofondamento di un campo depressionario sulla penisola iberica. Un calo della pressione su questa zona ha determinato e determinerà ancora nei prossimi giorni un ulteriore rialzo del campo sia di pressione che del campo termico sul bacino centrale del Mediterraneo, quindi anche sull'Italia. Vi faccio notare comunque che questo piccolo vortice nel corso dei prossimi giorni tenderà ad avvicinarsi alle nostre regioni settentrionali, segnatamente quelle alpine, ma non sortirà fenomeni di rilievo se non quando verrà raggiunto da quest'altro minimo, il numero 2 che vi sto segnalando, che nella giornata di domenica potrà portare qualche nota di instabilità in più sulle nostre regioni settentrionali, una questione che andremo a esaminare a breve. Intanto la situazione in quota trova corrispondenza anche a quella a livello del mare. Questa carta del tempo è prevista per le ore centrali di venerdì 7 luglio. Notiamo la prima perturbazione che sfila a nord delle Alpi, tallonata dalla seconda, la numero 2, quella che interverrà nella giornata di domenica. Una tale situazione consiglia naturalmente il controllo dell'andamento del campo termico. Qui siamo sul piano isobarico di 850 ectopascal, che corrispondono a circa 1500 metri di quota. Notiamo la gran massa di aria calda che invade non solo il bacino del Mediterraneo ma anche i paesi che su questo mare si affacciano, Italia compresa, e notiamo la posizione molto elevata in latitudine dell'isoterma di 15 gradi. Partiamo quindi con la carrellata in dettaglio del tempo previsto per i prossimi giorni. Partiamo da giovedì 6 luglio, notiamo il cielo sereno su gran parte del nostro paese, modesta anche l'attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi. Le temperature sono previste in ulteriore aumento su tutto il paese, valori che sono già al di sopra della media del periodo. La giornata di venerdì 7 luglio poco cambia, a parte qualche banco nuvoloso in più di passaggio, comunque innocuo, in un contesto termico che, come vedremo poc'anzi, ci mostrerà temperature in ulteriore aumento. Ecco infatti un flash proprio sulle temperature massime previste per la giornata di venerdì 7. Notiamo valori prossimi o superiori ai 35 gradi in corrispondenza dell'entroterra emiliano-romagnolo, dell'entroterra sardo, dell'entroterra tirrenico-centrale, ma anche dell'entroterra pugliese. La giornata di sabato che inizia soleggiata come le precedenti, salvo poi riservare qualche nota di instabilità pomeridiana e serale a carico delle zone alpine e prealpine, notiamo su questi settori, dove sarà probabile qualche annuvolamento minaccioso e anche qualche rovescio temporale di calore. Campo termico in ulteriore aumento, quindi caldo fastidioso un po' su tutta la penisola, notiamo valori superiori ai 35 gradi sulla Bassa Padana, nell'entroterra sardo, nell'entroterra laziale, nell'entroterra pugliese e anche nell'entroterra della Sicilia orientale. La tendenza per domenica 9 luglio, con il parziale cedimento del campo anticiclonico sulle nostre regioni settentrionali, che quindi potranno venire interessate da condizioni di moderata instabilità con qualche rovescio o temporale in transito, non solo sulle zone alpine e prealpine ma anche su quelle padane, specie a nord del Po. Probabilmente rimarranno a secco la Liguria e la Romagna. Quadro termico in ulteriore aumento sempre per la giornata di domenica, fatta eccezione per le zone alpine e prealpine e il Piemonte occidentale, dove grazie alla nuvolosità e anche a qualche acquazzone potranno aversi alcuni gradi in meno. I valori di picco invece sulla Romagna, su tutto l'entroterra del nostro centro-sud, dove si avranno valori anche fino a 37-38 gradi. Quale sarà l'evoluzione successiva? Per il momento nulla cambia sul quadro euroatlantico mediterraneo. Notiamo la carta probabilistica in esame, che è riferita alla giornata di martedì 11 luglio, ci mostra ancora l'alta pressione bene salda sul bacino del Mediterraneo, comunque affetta ad una lieve flessione del campo di geopotenziale sulle nostre regioni settentrionali. Quindi nel corso della prossima settimana, o perlomeno nei primi giorni della prossima settimana, potremo attenderci ancora tempo soleggiato su gran parte dell'Italia, fatta eccezione per una maggiore attività temporalesca, soprattutto pomeridiana e serale, a carico delle zone alpine e prealpine. Ne riparleremo. Per il momento tutto, vi ringrazio per l'attenzione. A presto da Luca Angelini.